Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, possono coloro che indossano una toga e che hanno vinto un concorso pubblico per fare i magistrati ribellarsi al Parlamento che è eletto dal popolo? Non possono. Il dottor Ingroia, che è un magistrato influente, ha fatto un comizio in Piazza del Popolo 8 giorni fa e ha detto: questa legge all'esame del Parlamento, presentata dal Governo, autorizzata per la presentazione alle Camere dal Presidente della Repubblica, che è anche il capo del Consiglio Superiore della Magistratura, è una controriforma. Non è un giudizio tecnico, non è un articolo per una rivista giuridica. È come le sue partecipazioni televisive, appunto come i suoi comizi in piazza, un attacco dispiegato, totale, al diritto del Parlamento di riformare costituzionalmente la giustizia e per esempio separare le carriere di chi giudica e di chi persegue i reati. Ma sono passati 8 giorni e non è successo niente. Così che oggi che cosa accade? Che il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini, va molto oltre e, travalicando ogni senso del limite, va a una riunione del partito di Nichi Vendola e in quella riunione dice: questa maggioranza non ha la legittimazione storica, politica, culturale e morale per fare una riforma della giustizia. Io non discuto il merito, il contenuto di questa affermazione. Può essere che lui abbia ragione, lo decide il popolo quando vota, lo decideranno gli italiani quando voteranno nel referendum confermativo della riforma della giustizia, perché la riforma costituzionale a certe condizioni si fa dando poi agli italiani il potere di dire sì o no. Il merito non conta, è il metodo che sfascia una democrazia, disfa un principio fondamentale del nostro vivere comune e della collaborazione tra le istituzioni, il metodo della separazione dei poteri. C'è un articolo della Costituzione, il 101, che dice una cosa semplice: la giustizia è amministrata in nome del popolo. E il secondo comma dice: i magistrati, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la fonte di legittimazione di ciò che fa un funzionario pubblico che ha la toga sulle spalle, quando ti persegue in giudizio, ha il potere di arrestarti, ha il potere di interrogarti, ha il potere di metterti sotto processo e di mandarti in galera, il potere di legittimazione non deriva dalla sua cultura giuridica o dalla sua carriera di magistrato. Il suo libero convincimento di coscienza nel giudicare si fonda in nome del popolo italiano, quindi su un basamento che è quello, e lui deve essere soggetto alla legge, per questo è indipendente, per questo è autonomo, altrimenti sarebbe un tiranno, vinco un concorso e ho potere di vita e di morte su tutti i cittadini. Perché un magistrato non sia tirannico, arbitrario, bisogna che rispetti la volontà di chi il popolo ha delegato attraverso il voto a fare le leggi. Sono elementi basilari di vita di una democrazia. Il guaio drammatico in questo paese, dove da oltre 15 anni si vive di questo conflitto tra le istituzioni, sempre più incancrenito, sempre più aspro, il guaio è molto semplice, è che questi comportamenti non vengono mai sanzionati sul terreno disciplinare e sul terreno culturale, politico e morale. Nessuno si prende la briga di fare alcunché. Il Presidente della Repubblica fa quello che può, cioè esercita la persuasione morale, perché non ha un potere disciplinare sui magistrati. E la persuasione morale significa dire quello che lui ha detto, che ci vuole coesione, che bisogna smetterla con le cieche partigianerie, che i magistrati, lo ha detto nel dicembre scorso parlando a loro, devono avere il senso del limite, devono osservare il riservo, devono valutare con cautela tutti i termini del loro mestiere e non devono sentirsi investiti di una missione impropria, quella di moralizzare il paese, quella di abbattere un governo. Questo ha detto il Presidente della Repubblica, ma è persuasione morale, non è detto che poi egli venga ascoltato. Il Ministro non procede, il Ministro Alfano non procede per ragioni politiche, il Procuratore Generale della Cassazione, l'altro titolare del potere disciplinare, non procede
per altre ragioni che non conosco, che ignoro. Quindi i magistrati si ribellano al Parlamento, fanno comizi in piazza, decidono loro chi è legittimato o no a fare le leggi, la democrazia si sfascia e nessuno interviene. Brutta storia. A domani. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.